L'organizzazione del campionato sta andando molto bene, ci siamo quasi ormai, mancano due settimane, quindi abbiamo veramente ormai tutto pronto, stiamo montando l'arena e aspettiamo gli ultimi rider che arrivino, perché tanti sono già qua ad allenarsi da molto tempo, dato che condizioni di onde di vento ce ne sono state. E arrivati al terzo anno abbiamo tantissima gente che prenota nelle settimane di campionato proprio perché è un evento magnifico in cui si vedono rider di fama mondiale che gareggiano su queste onde mostruose, insomma è un bel evento da vedere, specialmente poi dall'Europa dove fa freddo, insomma se viene ai tropici per vedere è una gran bella cosa, quindi sì, aspettative molto alte. È un evento questo che promuove Capoverde nel mondo. Certamente, promuove Capoverde nel mondo perché appunto fa conoscere Capoverde non soltanto come spot turistico ma anche come spot sportivo. È un turismo non soltanto che si dedica a prendere il sole ma anche tanto allo sport. E ormai anche in Italia insomma inizia a essere molto conosciuto il kitesurf, tanto che abbiamo anche alcuni rider italiani che partecipano all'evento, per cui chiaramente ti chiamo.